Contro psoriasi, dermatiti e macchie della pelle, bava di lumaca pura al 100%, un miracolo della natura. È ricoverato al civile di Brescia in gravi condizioni il giovane di 23 anni residente a Chiari, travolto da un'auto a Rovato. Viaggiava in sella ad una bicicletta quando è stato colpito alle spalle. Incidente questa mattina sulla Valassina a Giussano. La strada è rimasta chiusa per ore dopo che un camion per la distribuzione di bibite ha urtato il guardrail perdendo il carico, contuso l'autista. È morto all'ospedale di Borgotaro nel Parmense, dove era ricoverato da settimane, Giorgio Gaslini, compositore, pianista e concertista jazz, era nato a Milano nel 29. È finita all'ospedale maggiore di Cremona la ragazza di Acquanegra, percossa dal suo fidanzato marocchino mentre si trovavano in auto lungo la Codognese a Crotta d'Adda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pizzighettone. Anche l'assessore regionale Gianni Fava ha partecipato al convegno promosso da Agriturist Lombardia Castelfranco d'Oglio. In un noto agriturismo della zona si è parlato del sistema di accoglienza dei turisti in Lombardia in vista di Expo 2015. Escavatore a fuoco nel cantiere del metanodotto in via Capra a San Cassiano. Si pensa al dolo, anche se i vigili del fuoco non hanno trovato tracce di innesco al momento dell'incendio, stava piovendo. Suicidio in un capannone di Monticelli Dongina. Togliersi la vita è stato nella notte un artigiano di 41 anni a dare l'allarme. Sono stati i familiari preoccupati della sua assenza.